Eccoci, squadra non solo musica completo, Lorenzo Giovannetti, Arnaldo Maggiore Vergano. Ed eccoci qua, un altro follower che ci insegue, già ci ha seguito mandandoci un ottimo. Lui ci insegue perché viene anche a trovarmi al lavoro. È un po' stalker. Grande Alessandro, grazie. Grande Alessandro Roppo, grazie mille che ci permette di parlare di Dalmor, sì. In quanto quindi giustamente... Innanzitutto lo ringrazio perché è il primo Dalmor in assoluto che assaggio, è una distilleria completamente sconosciuta, infatti oggi mi sono dovuto anche adoperare per studiare un pochino. Dalmor che è indissolubilmente legata al nome della famiglia McKenzie, che tra l'altro la storia di Dalmor e questa famiglia sono legati fin dal 1263. 1263, perché il capo clan McKenzie in quegli anni salvò praticamente re Alessandro III di Scozia dall'attacco di un cervo, ed è per questo che il re gli concesse diciamo, la possibilità di usare il cervo come stemma della famiglia. La distilleria non è stata costruita nel 1839 dalla famiglia McKenzie, ok, ma da un altro personaggio, che però cede subito in gestione proprio alla famiglia, ai tre fratelli McKenzie, la distilleria. La tengono veramente fino al 1960, per cui quasi circa 100 anni, e dopodiché insomma, fanno un accordo con White e McKay, che tuttora oggi resiste, è proprietario, sì, ma la proprietà vera e propria è di una multinazionale delle Filippine, sì. Che producono un brandy filippino di altissimo livello. Credo, se non sbaglio, ma non sbaglio, su questa cosa qui non sbaglio. E che altro aggiungere? Allora, Dalmor, distilleria un po' particolare, perché se è vero che tutte le distillerie hanno più o meno un'organizzazione molto valida, per cui sanno perfettamente come arriva l'acqua, sanno perfettamente alambicchi come sono fatte, Dalmor non è così, è una cozzaglia, passatemi il termine, in senso positivo, accozzaglia, di situazioni. Tanto gli alambicchi sono tutti diversi. Oh, fanno un po' di caciara. Un po' di caciara. Inoltre lo spirito che esce alla fine ha tutte reazioni diverse, no? non c'è controllo, è un po' così, è un'avventura. La casa è libera. Non solo, ma fino a qualche tempo fa, allora prendevo l'acqua da un bacino che veniva, diciamo, come dire, caricato. Aiutami, bravo, caricato dal mare. E tra questo bacino e il mare c'era veramente un muro, e se il mare già passava, l'acqua non arrivava nel bacino, per cui si fermava completamente tutta la produzione. Beh. Questo è quanto da dare. Però fa parte di quei whisky un po', però comunque emblematici, no? Un po' emblematici, anche un po' nobili, no? Se vogliamo dire. Siamo nelle Highlands, siamo al nord delle Highlands. Tra l'altro la zona dove è costruita la distilleria è una zona coltivata orzo. Fu teatro negli anni proprio tra gli scontri tra clan, perché i clan del nord Diciamo, si opponevano all'avanzata dei clan del sud, per cui anche insomma una situazione storica abbastanza importante. Che altro dire, che sono proprietari di un'azienda, hanno stipulato un contratto con un'azienda che produce sherry per le botti, il loro approvvigionamento delle botti. Questo Dalmor è un 15 anni fa, 12 anni di invecchiamento in botti di quercia bianca americana, e poi fa 3 anni che si suddividono un po' tra tre oloroso, tipi di sherry, addirittura tre tipi di sherry diverso, anche altre Matusalem. Il colore infatti è arancione scuro, sì, bronzo, è un bronzo proprio di quelli bronzosi. Però c'è un prima quando parlavo sentivo già un odore vinoso, ma poi un odore di fiori. Adesso c'è una nota bellissima di liquirizia. Un'altra cosa importante di Dalmor è il famoso The Nose, Richard Patterson, che è uno dei brand ambassador più famosi a livello mondiale, io credo, e trovate vari suoi video dove spiega come si beve un whisky. Sono andato a ricercare il suo più famoso, che si chiama How to Drink Whisky Like a Sir, che aveva più di 6 milioni di visualizzazioni, quindi insomma numeretti interessanti. Purtroppo quello non si trova più su internet, non sono stato capace io a trovarlo. Però tendenzialmente io bevo whisky un po' al contrario di come ve lo propone lui. Poi c'è chi mi ha detto, ma no, tu non capisci l'inglese, lui lo fa in modo scherzoso. Però poi ci sono altri 3, 4, 5 video dove lui consiglia alla gente di bere whisky in questo modo. Quindi
Secondo me è un personaggio. Secondo me lo fa perché dice: tanto voi non capirete mai niente. Cioè, ah, può essere, sì. Per cui cioè, ci sono delle indicazioni sbagliate. No, no, no. Comunque sì, un Richard personaggio Arteson, comunque sì, da, sì, da conoscere. Sì. Però insomma, distilleria abbastanza particolare questa, questa Dalmor. Quando... Andiamo alla domanda: quante volte è andata a fuoco? Bravo, bravo. Ah, lo bravo, vedi? Bravo. Mi ha ricordato una cosa, perché oh, durante la prima guerra mondiale fu sede della Royal Navy, dove costruivano mine antinavi. Col muro tra il bacino e la sede. Non fanno uscivano, spazio, le tiravano. Ogni tanto una mina usciva. Bravo, così proprio. E sono stati bombardati? Non sono stati bombardati, no, come costruirono mine ci fu una grossa esplosione. Ah, ecco. Nel 1900... Sono un po' tutto. Sì, sono un po' tutto. Riaprì i pezzi di alambicchi l'hanno riattaccati come veniva. Sono un po' tutto, per cui, vedo, cioè, così. Per cui non hanno, beh, è andato a fuoco, ma non per cause dovute al whisky, insomma, per altre cause. Passiamo al vizio. Bello. Freschissimo. Freschissimo, fiori... liquirizia, mi viene in mente anche situazioni balsamiche, molto vinoso, sì, un tocco lieve lieve di green caramel per adesso, perché abbiamo sbagliato, diciamo abbiamo sbagliato, abbiamo aperto sì, 10 minuti fa, forse doveva respirare un altro po', sì. Poi in realtà tra una chiacchiera e un'altra i suoi 10-15 sì, minuti se li è fatti più o meno. Non sappiamo Alessandro se ha travasato subito il whisky appena aperta la bottiglia oppure, ma insomma cannella è abbastanza cannella, mi ricorda per certi versi delle sensazioni che trovo nei rye whisky. Mm. Sì, sento delle sensazioni di cannella molto fresche. Invece ciliegia sotto arco. Sì, sì, ciliegia c'è, bravo, sì. Radice di liquirizia, però c'è anche, e poi c'è oltre alla ciliegia sotto alcol qualcos'altro sotto alcol, ma non mi viene. Prugne, confetture, prugne essiccate, prugne secche, frutta secca, frutta secca, dattero, fichi uvetta, secchi. Fichi secchi, fichi secchi, sì, dattero, anche uvetta. Molto sì, interessante. Beh, la bottiglia costa quasi 100 euro, soldi? Sì, ah, per cui voglio dire, sì. Grazie Alessandro per questa gentile concessione. 15 anni 100 euro, sì, non c'è essere una cifretta. Sì. E comunque... per essere un 40 gradi un castrent magari li supera anche 15 anni 100 euro. Però l'aspetto organolettico olfattivo mi entusiasma parecchio, devo dire che essendo la prima volta, non conoscendo per nulla la distilleria, devo dire che tutto quello che ho letto su questa parte, insomma su questo tipo di whisky, lo considero un po' nobile, no? Al pari della Balvenie, no? Queste mm-hmm, distillerie un po', capito? Sì, sopra le righe. Sopra le righe, no? E devo dire che bello, dal punto di vista olfattivo. Molto bene, è vero che fa 40 gradi, però è tenuto molto bene. Ma sai che sento anche? Confettura d'arancia. Ci sta, sì. È tutta quella... Dopo un primo passaggio di cose fresche floreali, arrivi a quella parte vinosa, sì, scura, più sì, scura, più frutta secca, più... sì, e te ne arrivano tanti. Cioè, praticamente c'è tutto quello che si può mangiare di dolciume al Natale, secondo me, sì, qui dentro. Sì. Cioè, tutto ciò che riguarda il dolce di Natale, per cui il candito, la frutta secca, le prugne secche, i datteri, l'uvetta, tutto sì, quello, infatti siamo perfettamente secchi, in tema. Da qui l'alberello, si vede l'alberello. Buon Natale. Buon Natale a tutti. Speriamo di farlo uscire prima di Natale, a questo punto sì, la sì, puntata. Sicuramente, sarò velocissimo. Con i nostri tempi. Con i nostri tempi. Assaggiamo? Anche perché ieri abbiamo fatto un bel pranzo, abbiamo bevuto ieri belle abbiamo cose. Fatto un bel pranzo, abbiamo bevuto belle cose, sì, possiamo ne parliamo, dire le date, il pranzo è stato fatto il 12 dicembre, sabato 12 dicembre, qui non so quando uscirà la puntata, però il 12 dicembre abbiamo fatto questo pranzo, ci dispiace che Alessandro non è venuto, non ha partecipato, sarà per la prossima volta, ti aspettiamo volentieri perché secondo sì, me ti saresti assai divertito, sì, sì. Vabbè, adesso lo assaggiamo. Andiamo. Eh sì, in bocca è molto lineare secondo me, l'alcol anche in bocca è tenuto benissimo. Sì. Ovviamente essendo un 40 gradi questo è il primo che registriamo e noi come regola facciamo più video, diciamolo senza problemi, a sessione
è sì. Ovvio. Sono le 7 di mattina, però certo. Perciò non è... E partiamo ovviamente sempre dal meno alcolico o a livello turba. Questo è il primo che facciamo, quindi uno potrebbe pensare, vabbè, ma 40 gradi, magari prima hai bevuto un 46, un castrente, non si sente l'alcol. No, questo no. Assolutamente. Al primo grado, anche a livello gustativo, l'alcol è tutto benissimo, ci sono note, ecco, però sento più la parte fresca in bocca, mi dà più l'idea della parte agrumata, arancio, mandarino. No, io invece... confermo molto la parte vinosa, okay, sì. Frutta secca, c'è anche la parte secca, vinosa, sì. Fichi secchi. Sì. Però sì. Anche perché è un vinoso, io temo sempre quelli vinosi, meno lo sherry, qui loro insomma hanno caricato di sherry, ma hanno caricato bene, non hanno superato quel limite, mettiamola così, quindi almeno a mio gusto è un vinoso non accettabile, molto buono. Poi ognuno ha il suo gusto e quindi... Comunque è curioso, comunque fa 12 anni di bourbon, cioè di botti bianchi, perdonate, non bourbon, e poi fa questi 3 anni di invecchiamento in questo vino. In questi 3 sherry diversi, cioè. Quando meschi troppo il rischio di fare casino ce n'è. Qui effettivamente non si è verificato questo casino. No. Molto, è molto vinoso, ma è un vinoso buono. Sì, è un vinoso curioso, no? Sì, nel senso... ha tutta questa sfumatura di frutta secca che non è facilissimo, almeno per me con il mio naso, riconoscere. Qui invece è evidente, insomma. Bella, bella nota di liquirizia. Adesso con l'aggiunta dell'acqua rimane molto lineare. Sempre liquirizia. Amarene sotto alcol. Sì. Sì, è molto lineare. Mi è cambiata giusto la ciliegia, che è un po' con più la marea. Dolce, con l'amarena un po' più sì, amara. Ma forse dirò che l'amarena c'era anche prima, era un po' più nascosta. Ti dico, invece io sento molto la parte della liquirizia, mi piace questa sensazione di liquirizia e mista a sentori di agrume, arancio candida, arancio dolce, cioè agrume dolce, agrume arancione, dai, mettiamola così. Invece la liquirizia la sento poco, però sì. È diciamo un whisky che ti dona tante sensazioni, ti invita a fare l'assaggio, a provarlo, in bocca con 2 gocce d'acqua l'alcol è scomparso. Grazie Alessandro Roppo, l'abbiamo detto? Grazie Alessandro Roppo, poi anche molto oleoso, se mettiamo contro luce, sì. Gli archetti scende proprio vischioso, denso sulla glicerina. Bello. Ragazzi. Sì, curioso. Grazie Alessandro, grazie per avermi fatto assaggiare il primo Dalmor della mia insomma, vita. Storia del whisky. E quando con sé aprirà tutto di nuovo e avremo modo di andare a qualche festival, devo dire che mi soffermerò sullo Dalmor perché vorrò assaggiare altre situazioni. Perché mi... Diciamo che sei partito bene con una bottiglia da 80, 90, 100 euro. Sono partito bene, ma in realtà mi incuriosiscono molto i distillati delle Highland. Perché li trovo, come ho già detto, una armor. Sì, poi cioè, molto differenti l'uno dall'altro, mentre magari lo Speyside, benché notevoli whisky, ma più o meno dalle caratteristiche più o meno comuni, consolidate, diciamo. Sì. Invece l'Island hanno proprio, capito, sono completamente diversi l'uno dall'altro e devo dire che anche Dalmor ha il suo perché e rispecchia questa caratteristica delle Island, diversissimo da tanti altri Island che abbiamo bevuto. Ragazzi, bevete poco, bevete bene, alla prossima. Dice sempre lui sta cosa. Ciao. Io non me ne faccio una ragione. La prossima glielo faccio dire, dai. Ciao. Ciao ragazzi. Gunslinger, death bringer in your black.